Quindi la sorpresa oggi, sindaco, è che la guardia medica è chiusa. Si sono sentite male due cittadini, uno in chiesa, l'altro ha avuto un malore e purtroppo sono venuti qua ed era tutto chiuso. La storia si ripete, la gente non sa più a quale santo votarsi. Ecco, il sindaco di Pazzano intende fare una protesta forte perché questi, non solo Pazzano, ma anche Bivogni e Stilo sono abbandonati completamente. Stamattina si sono verificati due casi nel mio comune, praticamente due persone si sono sentite male, specialmente una che abbiamo dovuto ricorrere delle cure. La gente, io non intendo più sopportare queste cose perché la gente giustamente se l'è presa con me. Personalmente, perché ero in chiesa alla festa delle Palme, e quindi questo si ripete quotidianamente. La guardia medica di Pazzano è sempre accorpata alla guardia medica di Quindi, Monoserace. sindaco, mentre c'era la funzione in Si chiesa, funziona in chiesa. stamattina delle Palme, questa signora si è sentita male. Abbiamo chiamato alla guardia medica di Monoserace, non è venuta, ma perché? Perché dice: ma la portate da noi? Ma sì, ma tu sei un medico, dovresti venire. E l'abbiamo portata là, l'ha portata là il marito. Mo, questa cosa qua non si deve ripetere perché noi siamo distanti da Monoserace 16 km, noi siamo all'interno dei paesi e noi vogliamo sviluppare i paesi dell'entroterra. Come li sviluppiamo se togliamo tutto? Non abbiamo nulla oggi come oggi in questi paesi interni. Io adesso coinvolgo i miei due colleghi, il sindaco di Bivogni e il sindaco di Stilo, così facciamo una protesta direttamente ma forte, perché non vogliamo essere l'avamposto di nessuno, noi vogliamo essere un agglomerato dove ci sono persone che devono essere tutelate. Noi non chiediamo nulla, ma almeno la guardia medica, che è una guardia medica storica. Ma con la scusa sempre che non ci sono, ogni giorno, ogni fine settimana si ripete questa cosa qua. Questa non va bene perché le nostre comunità hanno bisogno dei medici, perché sono comunità anziane. Stamattina sono rimasto quando ho visto la persona per terra, l'abbiamo dovuta soccorrere, ma non è una cosa giusta, perché il diritto alla salute ce l'abbiamo tutti. La guardia medica di Monasterace poi non farà nulla, noi vogliamo la guardia medica qua, è qua che deve fare. Monastere ci può accorpare a Riace o a Cauloni, che sono vicinissime. Noi siamo lontani, siamo paese di collinari che per arrivare dobbiamo fare, ripeto ancora, 16 km, ma di strada l'ex 110 da Monasterace, oggi SP9, è una mulattiera e lo ripeterò fino all'infinito. E quindi le macchine, mi dite voi 16 km quanto ci impiega ad andare uno da Pazzano a Monastero? Ci vogliono mezz'oretta. Quindi a sto punto noi gridiamo che devono tutelarci e vogliamo la guardia medica. A me, dei medici che non ci sono, non mi invece di metterle, non faccio polemiche, di metterle da un'altra parte, li mettiamo qua, perché nei paesi vicini si possono, le guardie mediche nei paesi delle grandi città tipo Locri o così, possono stare tranquillamente perché ci sono i pronto soccorso. Se volete che i cittadini della Vallata dello Stilaro sono cittadini di serie B, ce lo dite tranquillamente che noi trarremo le nostre conclusioni. Ecco, dopo lo sfogo del sindaco dobbiamo aggiungere anche che c'è l'impegno non solo del sindaco di Pazzano ma anche di quello di Bivongi e di Stilo, parliamo del poliambulatorio, perché sta scemando tutto, stiamo perdendo tutto, sindaco. E quindi, come diceva lei, dobbiamo fare un'azione forte, perché chi di competenza deve intervenire, non possiamo essere abbandonati. Ma devono dircelo chiaro cosa hanno intenzione di fare della nostra vallata, perché qua noi non capiamo cosa vogliono fare. Primo la guardia medica, poi il poliambulatorio di Bivongi, che era un punto d'appoggio di tutta la vallata dello Stilaro, E non solo. e non solo. E quindi adesso lo stanno abbandonando, ormai non c'è quasi più nessuno, ma non va bene questo. Allora ci dicono cosa vogliono fare. La Liguria ci deve dire cosa vuole fare, e il rappresentante nostro, il dirigente sanitario nostro del territorio, ci deve dire pure cosa vuole fare. Facciamo tutto quello che volete. Noi siamo disposti a metterci al tavolo
e praticamente sviscerare tutti i problemi che ci sono nella nostra vallata, nel nostro territorio. A questo punto facciamo un'azione di forza, chiamiamo chi per dovere e blocchiamo le strade così non, la gente scenderà veramente in piazza. Perché stamattina qua a Pazzano, non so ancora perché non abbiamo notizie, ma si è sfiorata veramente una tragedia.